Ciao ragazzi, in tanti mi avete contattato e mi avete chiesto che cosa serve per accendere un computer, un Commodore 64, un Commodore 16, un VIC-20 oppure un 128 per la prima volta dopo averlo recuperato dalla cantina oppure dopo averlo acquistato. Ovviamente, per evitare di far danni, sarebbe consigliabile spedire il computer a qualche bravo tecnico per il controllo. Però, supponendo che non abbiate voglia di farlo, oppure il venditore vi ha assicurato che il computer funziona perfettamente, potete seguire qualche passaggio per ridurre il rischio di danneggiarlo. Oltre alla procedura di accensione, in questo video vediamo anche come testare Commodore 64 con l'apposito kit diagnostico, sia con computer chiuso che con computer aperto. Iniziamo a dare un'occhiata all'alimentatore. Stando attenti, si può collegare la spina alla rete elettrica, ma senza collegare al computer l'altro connettore. L'alimentatore non deve emettere odori, fumo e fiamme. Dopo aver lasciato acceso l'alimentatore per qualche istante, potete spegnerlo per collegare i puntali del tester sul connettore lato computer. Io utilizzo questi a coccodrillo, avendo cura di isolarli per evitare di toccare altre parti metalliche del connettore e causare cortocircuiti. Sull'alimentatore del Commodore 64 e del Commodore VIC-20, le tensioni da misurare sono sui piedini indicati nell'immagine. Tra i piedini 6 e 7 ci devono essere 9 volte in alternata, con una certa tolleranza. Accendete l'alimentatore ed effettuate la misura di tensione alternata. Come potete notare, la tensione in assenza di carico è superiore a 10 volt. Ora potete spegnere l'alimentatore per misurare la seconda tensione, quella continua. Tra i piedini 2 e 5 ci devono essere 5 volte in continua con una piccola tolleranza, diciamo tra i 4,9 e i 5,1 volt. Il puntale nero del tester deve essere messo sul negativo, che è il piedino 2 del connettore. Accendete l'alimentatore e fate questa misura in tensione continua. Trovando tensioni errate, consiglio di non usare l'alimentatore. Inoltre, bisogna anche controllare che la polarità sia corretta. Il tester deve indicare una tensione positiva. Quando spegnete l'alimentatore, la tensione continua resta ancora presente per qualche istante, per testimoniare che i condensatori elettrolitici sono funzionanti. Consiglio di ripetere le stesse misure anche dopo qualche minuto di accensione dell'alimentatore. Misurare le tensioni per vedere se l'alimentatore è buono è una procedura valida anche per gli altri computer, come il Commodore 16, il 128 o anche l'Amiga. Considerate che le tensioni sono diverse da computer a computer e anche la posizione dei piedini dei connettori, come potete vedere nei disegni. È anche possibile provare gli alimentatori sotto carico per simulare l'assorbimento di un computer. Se siete interessati a sapere come si fa, fatemelo sapere, così potrò realizzare un video o un articolo. C'è chi consiglia di sostituire l'alimentatore d'epoca con uno moderno. Certo, è una buona soluzione, ma bisogna scegliere un alimentatore buono, con le opportune protezioni e sicurezze, costruito da un tecnico affidabile. Dopo aver verificato l'alimentatore, possiamo passare al computer. Date un'iniziale occhiata a tutti i connettori, che devono presentarsi così come li vedete in foto, senza ossido, senza rotture o danneggiamenti. All'interno non si devono sentire parti staccate. Se si sente qualcosa che si muove, potrebbe essere una vite o un altro oggetto metallico che, muovendosi, potrebbe causare dei cortocircuiti. Se volete ispezionare il computer internamente, più avanti nel video vi mostrerò come aprirlo. Per collegare il comodo alla TV, potete usare un cavo antenna oppure un cavo audio-video composito. Entrambe queste soluzioni funzionano con diversi modelli di Commodore. Relativamente al cavo antenna, chiamato anche cavo RF, da un lato è provvisto del connettore RCA per collegarsi al computer. Dall'altro lato deve avere il connettore adatto ad inserirsi nella presa antenna del televisore. Il televisore deve avere un tuner analogico e potersi sintonizzare sul canale 36. Relativamente al cavo audio-video, dal lato Commodore il cavo è dotato di connettore DIN a 5 o a 8 poli, a seconda del modello. Dal lato TV i tre connettori RCA vanno collegati agli ingressi audio, bianco e rosso, e video composito, giallo. Se acquistate un cavo con connettore DIN a 5 poli, lo potete utilizzare su tutti i Commodore che abbiamo visto in questo video, dato che è compatibile sia con connettori dotati di 5 poli che con connettori dotati di 8 poli. Quando accendete il TV dovete impostare l'ingresso audio-video. Ovviamente, se avete altre esigenze, come ad esempio utilizzare il segnale S-video, dovrete utilizzare cavi predisposti.
Se sul vostro televisore non sono presenti gli ingressi audio-video o S-video e l'antenna è solo digitale, avrete necessità di un convertitore da RCA a HDMI. Dopo aver collegato tutto, potete incrociare le dita e accendere il computer. Non lasciate acceso il computer per molto tempo, giusto il tempo necessario per impostare il TV e controllare se si vede l'immagine. Se avete utilizzato il cavo audio-video, è sufficiente selezionare l'ingresso AV del televisore. Se invece avete utilizzato il cavo RF, l'operazione è un po' più lunga, in quanto dovete cercare il canale analogico 36. Dopo che avete trovato l'immagine, potete regolare la sintonia a fine. Potete ora togliere tensione per verificare che il computer e l'alimentatore non emettano odori, fumo o fiamme. Se tutto è in regola, complimenti, la prima parte del test è andata bene. Potete alimentare nuovamente il computer e provare manualmente vari tasti della tastiera e, magari, utilizzare qualche gioco con il joystick, verificando anche che si senta l'audio. Sul mio canale YouTube, oppure sul mio sito internet www.valoroso.it, ho già pubblicato diversi video su come caricare i programmi di giochi utilizzando il dataset, il floppy disk drive 1541 e l'emulatore SD2IEC e anche altre interfacce. È anche possibile effettuare dei test più approfonditi mediante dei kit diagnostici. In questo video vediamo il test diagnostico del Commodore 64. Utilizziamo il test 586220. È possibile utilizzare la sola interfaccia da collegare alla porta d'espansione del Commodore 64. Collegate l'interfaccia solo a computer spento. Il test completo è composto anche da una serie di connettori da collegare alle varie porte del Commodore 64. Questo lo vediamo più avanti, sempre in questo video. Al posto dell'interfaccia diagnostica potete utilizzare la Kung Fu Flash, ovviamente caricando il file CRT del test diagnostico. Trovate questo file in fondo alla pagina di cui metto il link in descrizione. Ecco il test in esecuzione. Senza collegare i restanti connettori del test diagnostico, le prove che possiamo effettuare sono limitate e vengono comunque restituiti degli errori anche se il computer funziona. Durante la prova del SID sentite queste sequenze di suoni. La schermata di test di un Commodore 64, anche funzionante, è questa se non abbiamo collegato i vari connettori del kit diagnostico. Senza smontare il computer, potete provare a collegare quasi tutti gli accessori del test diagnostico, se li avete. Nel collegarli, bisogna prestare attenzione a inserire il connettore nel verso giusto, a computer spento. Anche in questo caso, è possibile usare la Kung Fu Flash al posto dell'interfaccia da collegare alla porta d'espansione. Dopo aver acceso il computer, viene lanciato il test. Questo è il risultato di un computer funzionante. Ancora c'è l'errore della tastiera, perché non abbiamo aperto il computer e collegato quest'ultimo connettore. In effetti, anche senza aprire il Commodore 64, potete testarlo come si deve. Se ve la sentite, potete provare ad aprire il Commodore 64 e a guardarne all'interno. Per aprire il contenitore del computer, dovete spegnerlo e scollegare tutti i cavi. Bisogna svitare queste tre viti che si trovano nella parte inferiore del case. Successivamente potete separare delicatamente il coperchio, sollevandolo dalla parte anteriore in questo modo. Attenzione a non forzare, altrimenti si rompono i gancetti che tengono chiuso il coperchio nella parte posteriore, sono molto delicati. Scollegate delicatamente il connettore della tastiera, fate una foto per ricordarvi dove dovrete reinserirlo e il verso corretto. Scollegate il cavo del LED, ricordandovi anche qui dove dovrete reinserirlo e il verso. Smontate lo schermo di protezione se c'è. In alcuni modelli lo schermo è metallico e va svitato. Avete così accesso alla scheda elettronica.
Già che il computer è aperto, potete controllare lo stato dei condensatori elettrolitici. Non devono essere gonfi e perdere liquido. Potete anche dare una spazzolata alla scheda, molto delicata, con uno spazzolino da denti, per rimuovere eventuali residui di polvere. Se la scheda è molto sporca, potreste smontarla dal case, svitando le viti che la tengono fissata, per poi pulirla da entrambi i lati con una leggera aria compressa e con lo spazzolino. Su questa scheda ho già provveduto alla sostituzione dei condensatori elettrolitici, nonché all'installazione di alcuni transenni di protezione contro le sovratensioni. Sono operazioni facoltative, ma che possono incrementare la vita del computer. Perfetto! Ora potete collegare il circuito diagnostico per intero e avviare il test. Con tutti i connettori collegati del kit di diagnostica 586220, il test non deve restituire alcun errore. Anche se tutto funziona a dovere, purtroppo, essendo computer di 40 anni, non potete avere la certezza che funzioneranno in eterno senza guasti. Bene, potete procedere a scollegare i kit diagnostici e a rimontare il computer. Spero che anche questo video vi sia stato utile. Per essere avvisati quando usciranno altri tutorial, altri esperimenti e recensioni relativi ai retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.